ancora in festa per la finale definitiva del campionato d'Europa. L'Italia si presenta a questa finale bis contro la Jugoslavia con un nuovo volto. 5 uomini nuovi rispetto a sabato scorso, 7 rispetto alla semifinale di Napoli. Ma la squadra azzurra si presenta soprattutto con idee più chiare e con un nuovo atteggiamento psicologico. Scende in campo con più umiltà, consapevole di una chiara superiorità tecnica nelle mani dei nostri avversari, superiorità da annullare con una maggiore determinazione, una valida esperienza, un più alto agonismo. In difesa è stato recuperato Burnić e Valcareggi non ha ritenuto opportuno rinunciare al valido terzino, specialmente nella sera in cui è stato obbligato a cambiare un'altra pedina della retroguardia, Salvadore al posto di Castano. Al centrocampo sono schierati Rosato, De Sisti con l'altro recuperato Domenghini, il giocatore che è stato senza dubbio il migliore della nostra rappresentativa nei due incontri che hanno preceduto questa seconda finale. In attacco ci sono 3 punte fisse, Riva, Mazzola, Anastasi, quindi la squadra avrà una maggiore propensione offensiva. Il pubblico è di circa 65.000 spettatori. Una serata abbastanza fresca, ha piovuto a Roma nel pomeriggio, il terreno in perfette condizioni. Da questa partita uscirà senza dubbio il campione d'Europa. Infatti sono previsti 2 tempi supplementari di 15 minuti ciascuno in caso di pareggio, ma poi il ricorso al sorteggio. In tribuna d'onore notiamo nell'ordine in cui sono seduti l'ambasciatore jugoslavo Prissa, l'ambasciatore dell'Unione Sovietica a Roma, l'onorevole Andreotti, Corona, Zelioli, Lanzini, Gaspari, Sarti, le autorità del comune della provincia di Roma, il presidente della Federazione Italiana Franchi, il presidente della Lega Stagni.